Ah, ci sono. La mia colorazione è la 01 Will Nude. Ci sono i fantasmi. Correttore Peach di Jeffree Star in ogni dove. Ho già sporcato 7 maglioni. Cioè voi praticamente andate a picchiettare. Sì, non nella retina. Salve a tutti cari e care, benvenuti alla resa dei conti del 2020, cari e care, per quanto riguarda il make-up. Eccoci qui cari e care. Allora, oggi ho un'immensità di cose, sono ancora più sommersa rispetto al video della skincare e capelli che trovate qui in scheda, quindi mi raccomando andatevelo a vedere. Ho deciso di dissociare le due cose perché avevo veramente un disastro, ecco. Diciamo che questo 2020 con la scusa della quarantena mi ha fatto provare veramente tante cose, nel senso che alle volte magari con tanti viaggi come gli anni precedenti cercavo di portare comunque con me le cose più, cioè i cavalli di battaglia, le cose che sapevo già essere funzionali. Invece quest'anno mi sono truccata veramente tanto, anche proprio per testare le cose, i corsi online e quant'altro, quindi insomma ci sono tante cose. Prima di cominciare però, cari e care, io vi invito caldamente ad iscrivervi al mio canale. Trovate il pulsantino rosso qui sotto, è gratuito e mancano veramente poche iscrizioni per arrivare alla grandissima soglia dei 100.000. Se vi piacciono i miei contenuti, vi domando questo piccolo piacere, in quanto per me sarebbe veramente un grandissimo traguardo dopo più di 10 anni di lavoro e comunque tengo anche a ringraziare tutti voi, insomma, per l'affetto continuo. Tutto bene cari e care, premesse finite, io direi di incominciare subito con i primer. Quindi cari e care, qui abbiamo un top e un flop, entrambi sono Urban Decay. Inizio subito con un flop, questo qui è il The Sleek di Urban Decay ed è un primer opacizzante. Allora, come potete notare, io ne ho utilizzato parecchio. Vi devo dire cari e care che è addirittura troppo opacizzante, nel senso che qui dice di essere shine control, pore minimizing e mattifying. Allora, io l'ho utilizzato su una pelle da me mista e mi ha dato dei problemi. Su una pelle grassa non l'ho ancora provato, quindi tengo a precisare queste cose perché possono veramente cambiare da pelle a pelle. Di conseguenza cari e care, su una pelle mista con zone che sono anche un po' più secchine, secondo me è too much, cioè secca troppo e lascia quasi anche una patina bianchiccia sulla dark skin. Optical Illusion. Allora, io di questo prodotto ve ne ho già parlato anni precedenti. È un primer che mi fa un effetto soft focus. Che cos'è l'effetto soft focus? Ovviamente contiene dei polimeri che vanno a riflettere la luce, che fanno un effetto un po' satinato, ma vi assicuro assolutamente non illuminante, robe strane. Semplicemente riflettono la luce, perciò l'utilizzo che io ne faccio è diverso da quello che magari vi aspettate. Vi spiego come lo uso io. Io ne prendo un pochino rigorosamente sul polpastrello perché lo voglio scaldare e lo vado a premere sulle rughettine d'espressione. Ragazzi, io vi assicuro che questo prodotto lo utilizzo anche su pelli mature, le dimostrazioni un po' in stile mastrota che faccio per il trucco anti-age durante i miei corsi, e gli allievi tipo lo vanno a comprare tipo tutti, perché si vede subito che pressato, quindi non lo dovete sfumare, pressate questo prodottino sulla rughetta prima di truccare e la rughettina si vede meno, cioè è riempita, mi riflette la luce e si vede meno. Parliamo sempre di primer e andiamo di Well Lip Plumper di We Makeup. Allora, questo più che un primer si può considerare proprio un lip volumizer, però appunto lo inserisco tra i primer perché si può applicare tranquillamente anche prima dei rossetti o anche sopra. È considerato anche un trattamento per le labbra perché comunque vi va a rimpolpare un pochino, leggermente ad arrossare ma non troppo. E tra tutti i lip maximizer, lo sapete, del 2020, ve l'ho già detto in video passati, questo per me è il top, perché a differenza di un altro flop non mi arrossa troppo, non mi ha creato irritazioni, secondo me non è troppo aggressivo e lo potete tranquillamente tenere in borsetta perché lui va ad agire anche se lo mettete ogni giorno, sembra tipo un lip gloss e soprattutto idratante.
ci sono. E soprattutto idrata tantissimo. È un po' di tutto senza essere aggressivo e le labbra sono veramente molto juicy, ecco. Top del 2020, ragazzi, io dal tipo dal mezzo nervoso l'ho buttato, quindi non ce l'ho neanche. Dovete perdonarmi, però vi ho raccontato nell'altro video che io ho qualche problema con il tenere le cose vuote o che non mi piacciono. Viper Lips di Nabla, questo qui, sapete che l'ho provato perché l'avete comunque visto anche in questo video che vi lascio qui, se siete curiosi. Purtroppo per me è un no secco per quanto riguarda quel tipo di prodotto. So che comunque piace ad altre persone, quindi io dico sempre che è tutto soggettivo, però a me quel prodotto irrita, cioè mi irrita proprio le labbra che mi fanno male, cioè proprio male, devo toglierlo ad un certo punto, però io sono tipo diventata tutta rossa attorno e sembrava che avessi un qualche problema, quindi per me è un no secco. Cioè quando io mi trucco devo comunque avere sempre delle belle sensazioni, non mi piace se provo dolore o cose di questo tipo, insomma. Mi sento di dirvi che se avete la pelle reattiva, ipersensibile, quello lì non ve lo consiglierei onestamente. Rimaniamo sempre in tema di Lip Volumizer, questo qui è il Lip Maximizer con acido ialuronico Lip Plumper di Dior. Allora, questa colorazione che è stupenda è la 004, ne ho anche altri. Anche questi li metterei al secondo posto, quindi dopo il Well, per quanto riguarda i Lip Volumizer. Allora, non fa miracoli, forse anche leggermente meno del Well, però idratano bene, li potete utilizzare appunto come utilizzo quotidiano, anche un po' in versione gloss, e niente, sono molto carini, profumati. L'unica cosa magari vi direi che hanno lo scovolino un po' piccolo. Vedete? Per le mie labbra questo scovolino è veramente piccolino. Che vi devo dire, ragazzi, le dimensioni contano. Rimanendo sempre in tema di primer, vi parlo anche di un primer per ciglia, Get Loud di Banana Beauty. Ve lo faccio anche vedere. Ma non è che vi mette tipo della polvere, è proprio bianchiccio e tendenzialmente cremoso come prodotto. Secondo me cambia il mascara, cioè voi dovete fare una passata di questo, ovviamente le ciglia pulite e diventano bianche, aspettate che si asciughi e poi procedete con il vostro mascara. Secondo me volumizza veramente, fa un ottimo effetto di base e mi ha cambiato diversi mascara che erano un po' ciofeche. Urban Decay Primer Potion, perché ve lo inserisco tra i preferiti 2020? Perché ragazzi, se la mia memoria non mi tradisce, ed è probabile perché io ho la memoria di un lombrico, ve l'assicuro, forse ve l'avevo bocciato anni passati, perché lui non è un primer corposo e grasso, è un primer che tende un pochino a seccare la palpebra, però ragazzi ho scoperto, e capite l'importanza di truccare tante persone, ho scoperto che su palpebre grasse, quindi un po' oleose, che rilasciano un po' di lucidità, questo è il primer della vita, quindi non si finisce mai di imparare. Ok cari care, passerei ai fondotinta perché credo di aver finito con la situazione primer e non posso non citarvi il Feel Perfect di Bella Oggi. Eccolo qua, la mia colorazione è 01 Sand, non fatevi spaventare dalla denominazione Sand perché comunque è piuttosto chiaro, lo potete vedere anche proprio vicino alla mia mano. E allora ragazzi, questo è uno dei fondotinta più fighi degli ultimi tempi, costa poco, andate a vedere da Bella Oggi che trovate da Tigotà o comunque anche online. Ragazzi, questo è un fondotinta pazzesco, è setoso, è sottile, ha comunque una coprenza media, non è pastoso, non è pesante, fa un effetto luminoso ma non troppo, questo qui è pazzesco. Se cercate un fondotinta con un altissimo rapporto qualità-prezzo, andatevi a prendere questo, fidatevi, è una roba incredibile. Andate a vedere questo video qui, dove tra l'altro vi ho testato una marea di roba di Bella Oggi, perché è una One Brand Challenge e quel video lì vi è piaciuto tantissimo, perché ci sono tantissime chicche a prezzi irrisori. Vi sparo un floppone, XX Revolution, eccolo qua. Questo qui ragazzi è foundation.
Ok. Comunque, per me questi fondotinta di XX Revolution, e vi spoilerò anche già i loro correttori, sono troppo pastosi, oltre ad avere il mega difetto di avere colorazioni incomprensibili, perché a me sono state inviate colorazioni che arrivavano fino alla numero 5, mi sembra, ed erano tutte chiare, cioè ma chiare nel senso che contengono tanto bianco, cioè erano ancora chiare per me. Poi lo applichi, non è un colore umano. Spero di riuscire a spiegarmi. Non sono riuscita a trovare né colori né niente in questo fondotinta, perché per me è una pasta e non mi piacciono, sono proprio dei mascheroni queste cose per me. Vi ho detto la stessa cosa tempo addietro per l'Huda Beauty, il faux filter, eye coverage. Per me questo non, cioè questi non sono fondotinta per me utilizzabili, perché io non ho bisogno di tale coprenza e quindi non ho bisogno di fare un compromesso indossando un mascherone. Per me sono mascheroni. Io sono un po' anomala con questi video di top e flop, perché alle volte vi rimetto dei prodotti e vi spiego anche perché ho cambiato opinione in merito a quei prodotti. Fatemi sapere se a voi fa confusione questa cosa, però in realtà secondo me potrebbe essere piuttosto utile. Per esempio, Close Up di Nabla. Allora, qui vi devo dire che questo fondotinta mi è piaciuto tanto su delle pelli problematiche. Quindi io vi avevo dato una valutazione che era un sì ma con delle riserve quando era uscito, se vi ricordate, e invece ragazzi l'ho provato anche su altre pelli e devo dire che è un fondotinta che si presta bene ad essere piuttosto universale, quindi io lo sto consigliando anche in accademia, perché va a comportarsi bene con la maggior parte delle tipologie di pelle, quindi insomma l'ho riscoperto anche in questa maniera. Invece se vi posso consigliare un fondotinta per pelli secche, mi è stato detto da mia cugina a cui l'ho regalato e anche appunto l'ho provato in accademia, ragazzi, quello di Diego Dalla Palma, ve lo lascio qua. Questo qui ve lo iper mega consiglio per pelli secche, perché mi è stato detto proprio Erika, mi ha fatto scoprire il fondotinta della vita. Continuando con un fondotinta top, Insta Lift di Deborah con centella asiatica ed SPF 30. Ragazzi, anche questo è un fondotinta low cost veramente incredibile. Io utilizzo lo 01 o lo 02, dipende, e ha un effetto lifting appunto istantaneo e contiene la centella asiatica, che aiuta anche come insomma componente anti-age. Ha una coprenza alta, dice lui, io vi dico che ha una coprenza medio-alta. L'SPF 30 è molto interessante. Concept di questo fondotinta verificato, fantastico. Benissimo secondo me anche per pelli tendenzialmente secche. Altro top, Magic Wand di Mesauda. Faccio questa cosa poco professionale di mettermi così perché non ho voglia di alzarmi ogni volta. Vogliate perdonarmi, sono un toro pigro. Allora, Magic Wand di Mesauda, idolatrato da praticamente tutta YouTube, e c'è il suo perché, ragazzi. È un fondotinta molto sottile, è un fondotinta anche questo secondo me piuttosto universale, fa il suo egregio lavoro e si può utilizzare anche come concealer. Non l'ho ancora provato come concealer, ma vi faccio sapere perché ho sentito delle belle cose. L'unica riserva che vi ho detto per quanto riguarda questo fondotinta, io ho fatto un po' fatica con le colorazioni, infatti non c'è un mio colore preciso, perché a volte ci si perde, sapete, quando si fanno tante cose ci si perde un po' a livello di precisione, perché ci sono anche le pelli chiare che hanno delle problematiche, e la problematica della pelle chiara è che molto spesso si pensa che siamo tutti rosa, rosa bianchi, invece io sono una vampira con sottotono neutro, perciò o si pensa che siamo bianchi o si mette il chiaro giallo, cioè molto spesso c'è un bianco, un rosa e poi c'è subito un giallo. Cioè, noi facciamo tanta fatica, nel senso che io devo fare un mix tra il 2 rosa, per farvi un esempio, e il 3 che è già giallo, perché io non sono né rosa né gialla, sono neutra. Quindi, secondo me, le colorazioni neutre sono molto importanti, alle volte ci si perde un po' qualcosa per strada. Correttori, questa vi interessa. Iniziamo subito con Dior Forever Skin Correct in 2WP. Allora, voi dovete sapere che la vostra amica Erichioba è molto spesso un po' svampita, quindi continuava a dire: ah, ci fosse la shade pesca del Dior, sarebbe perfetto. E voi in direct: Erika, ma c'è, devi andare a prendere la 2WP, perché io avevo la 2N, che va benissimo anche quella. Ecco ragazzi, questa è la componente pesca.
Cerco di farvelo vedere. Quando io intendo componente pesca, non intendo che deve essere totalmente arancione o comunque, insomma, fluo il correttore. Però questo ha la componente pesca e perciò è più correttivo. Adesso parliamo di un argomento controverso, Cover Pro di Bella Oggi. Questo qui, ragazzi, è il mio correttore e c'è stato qualche misunderstanding per quanto riguarda la colorazione. Io penso che sia un fair light, in sostanza bisognava capire qual era il mio colore, quindi ve lo lascio qui che magari riuscite a vedere, e vi ho detto che appunto anche questo secondo me ha una componente piuttosto correttiva e che è un correttore con un altissimo rapporto qualità prezzo, piuttosto coprente su pelli comunque agée che hanno tante rughettine e tanta secchezza. Non credo possa essere per voi, perché comunque bisogna avere un contorno occhi normale, ecco, io non ce l'ho particolarmente secco, però vi dico che a me, per esempio, che comunque ho problemi di quel tipo, per me va benissimo e non va nemmeno nelle pieghette, si fissa, è un ottimo correttore e quindi dovete provare, ragazzi, c'è poco da fare. Mega Top Puff McGrath. Allora, questo è lo Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Questo, ragazzi, è un correttore incredibile, lo adoro, ve lo consiglio altamente. Spero riusciate a vedere. Qui siamo meno pescati rispetto ad altre tipologie di correttori che sono suitable per me, suitable, e quindi è più neutro. Però, appunto, sempre il discorso un po' complesso, spero infatti di essere chiara in merito, comunque al massimo riesco a mettere i neutri. Se hanno una buona formulazione, questo qui di Pat McGrath ha una fantastica formulazione, non è né troppo giallo né troppo rosa e è veramente bellissimo, quindi riesce comunque a coprirmi bene l'occhiaia. È un ottimo prodotto e vale l'investimento, insomma, un po' a livello pecunia che richiede. Dato che ci siamo e poi vado avanti con i correttori, cito anche la Pat McGrath. Questa qui è la medium, finalmente l'ho trovata. Allora, l'avevo prenotata tipo su Sephora perché c'era solo quella trasparente ed è proprio una cipria indicata per lingerie area, quindi appunto per andare a fissare il correttore. È molto carina perché è super sottile e sono abbastanza incuriosita, vorrei provare anche la trasparente perché è leggermente scura per me, però come trasparente io ho la mia Suico da cui fatico veramente a distogliermi. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, queste sono le mie Royal Powder, che sono in assoluto dei best seller per quanto riguarda i miei prodotti featuring Cosmify. Questa è una cipria trasparente che però non vi lascia strisciate bianche, sottilissima, profumata e che vi va proprio come una, cioè sembra vanillina, ragazzi, sembra maizena e quindi non lascia assolutamente spessore. È una cipria che vi sta piacendo all'infinito. Io ricevo decine di story dove mi taggate con lei settimanalmente, lo potete vedere sul mio Instagram. Quindi, siccome faccio fatica a distogliermi da lei, non lo so, adesso ci penso. Avanti con i correttori e parliamo di Clio Makeup. Allora, in merito a questi correttori, ve ne ho già parlato in questo video qui, spero di riuscire a linkarvi tutti questi video, altrimenti ve li lascio in info box. Anche qui non ho trovato una mia colorazione perché c'è un salto, come vi ho spiegato appunto precedentemente, e quindi secondo me mancano un po' quelle colorazioni neutro pescate. Peccato, mi lascio un 10% di Erika, magari trovi il 2 ed è quello della tua vita, anche se mi sembra difficile. Poi per quanto riguarda formulazione, su di me io la trovo ottima, l'ho provato però su una pelle secca, mi ha dato un po' più di problemi. Quindi secondo me, ecco, sulla pelle secca, fatemi sapere assolutamente anche voi se avete la pelle secca, il contorno occhi secco, se l'avete provato quello di Clio e come vi trovate. Componente pesca assoluta, Naked di Urban Decay e Jeffree Star, cari e care. Questo che vedete più rosa è Jeffree Star e questo che vedete qui sotto è il Naked 40 CP. Invece il Jeffree Star si chiama proprio Peach. Allora, perché si fanno i correttori che sono pesca? Perché il pesca è una componente correttiva, cioè che non è né troppo gialla né troppo arancione e quindi si fonde perfettamente con la pelle e vi va proprio cromaticamente
automaticamente ad aiutare con la copertura dell'occhiaia, qualsiasi colore essa sia. Il peach di Jeffree Star, allora innanzitutto correttori di Jeffree Star o anche altri colori e hanno una formulazione incredibile, secondo me non sono coprenti come dice lui che fa vedere che coprono i tatuaggi, no, perché io l'ho provato sul mio tatuaggio, non copre il tatuaggio, ok? Però hanno una formulazione molto elastica e mi piacciono molto, infatti il peach, se ho bisogno, lo aggiungo ad altri correttori che sono poco peach. Invece, bellissima formulazione, bellissimo colore, anche un po' più umano se vogliamo, è bellissimo tutto, il Naked 40 CP di Urban Decay, ha anche un'ottima durata. Correttore veramente, veramente bello, anch'esso spesso lo aggiungo ad altri correttori poco pescati. Concludo con uno dei correttori più blasonati. Qui stiamo parlando del Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Dunque, la colorazione che ho io è nude ed è troppo gialla. Infatti questo me lo ricordavo che poi ho comprato Marshmallow ed è troppo bianca. Quindi come sempre faccio un po' fatica con i correttori. Allora, mi piace a livello di texture e di formulazione, un po' più pastosello rispetto a tutti gli altri che vi ho mostrato. Quindi piuttosto coprente. Manca il colore ad hoc mio e preferisco gli altri perché sono un po' più fluidi, un po' più elastici, ecco. Qui abbiamo un correttore che io utilizzo in un'altra maniera rispetto a come lui si propone. Ed è il Bye Bye Under Eye di IT Cosmetics, che io ho comprato nella colorazione 13.0 Light Neutral. Benissimo, questo correttore, siccome è piuttosto pastoso, ancora di più di quello di Too Faced, io lo utilizzo per i brufoletti. Ragazzi, siccome sembra malta, si attacca proprio al brufolo, ne ho uno qua. Ditemi se lo vedete, si attacca al brufolo totale e non si stacca più, tipo, e copre tutto. È incredibile per i brufoli questo. Io proprio lo prelevo così con il ditino, tampono sul brufolo e lui sparisce fisso con la cipria. Ciao, non lo vede nessuno. Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Questo è di Revolution Pro. Allora, correttore numero C3, correttore anch'esso piuttosto pastoso, che io non ho trovato come utilizzarlo se non come base ombretto quando devo fare robe un po' pazzerelle, perché comunque lui è molto pastoso e grassino, perciò mi va ad assorbire tanto l'ombretto. Quindi lo utilizzo proprio quando devo fare tanta roba che ho bisogno che attacchi bene, altrimenti è un po' too much anche per quanto riguarda una base normale se dovete fare trucchi un po' nude. Ah, mi sono dimenticata un fondotinta, ovviamente. Questo è un fondotinta di Atelier Paris e sarebbe un fondotinta per airbrush, quindi da tipo spruzzare. Che non è un termine tecnico, scusami Regina, perché me l'ha consigliato lei, Regina in Neverland. È un fondotinta stupendo, lo sto indossando adesso, fa proprio un effetto bambolina, è assolutamente sottile e non fa per niente mascherone. Se cercate un fondotinta che vi copra piuttosto bene, che vi faccia una bellissima pelle, ma che in realtà sembra che non stiate indossando fondotinta, ma che diventi un'altra pelle, tipo, senza fare maschera, lui è incredibile. È piuttosto liquido, La colorazione che ho io, Air 2B Clear Beige, ma avete potuto vedere che è piuttosto neutro, è proprio il mio colore, è perfetto. Lo potete anche mettere tranquillamente anche senza airbrush, quindi con il pennello. Bellissimo. Top. Io l'ho preso sul sito di Atelier Paris. Andiamo alle ciprie. Allora, vi ho appunto promosso il fondotinta di Diego Dalla Palma. Vi promuovo anche la sua cipria. Questa si chiama Hydra Butter Powder. Allora ragazzi, se avete la pelle secca, fondotinta e cipria di questa linea di Diego Dalla Palma saranno la vostra vita. Ve lo dico, dovete assolutamente provare, perché secondo me sono veramente dei prodotti perfetti per pelli secche, incredibili. Questa cipria opacizza ma non troppo, vi lascia il viso tipo naturale, capite come? È idratante, non vi fa un effetto polveroso, vi mattifica e vi fissa, però nel contempo siete tipo cremose, non so spiegarvi, è incredibile. Bello come questo è il mio lavoro, ma dico non so spiegarmi, molto bene. Come remarsi contro? Bake Set and Forget di Andrea Cimatti nella colorazione 03 Pancake. Questa ve la inserisco perché appunto in un lavoro professionale in accademia avere le ciprie giallognole
è una manna dal cielo, perché appunto io consiglio in un kit professionale di portare anche una cipria in polvere libera giallognola, perché è perfetta per la dark skin o comunque incarnati molto molto caldi rispetto a quella bianca. E questa è un'ottima formulazione, quindi assolutamente consigliate. Tengo infatti a fare i complimenti ad Andrea, perché è un ragazzo molto giovane che ha ideato delle cose veramente molto ben pensate. Come non citarvi la Skin Powder, la cipria barra fondotinta di Bella Oggi. La mia colorazione è la 01 Real Nude. Ci sono i fantasmi? Ragazzi, incredibile, ma vi dico che è incredibile anche tipo da mettere da sola. Cioè, se volete tipo mettere una mano di cipria perché siete in velocità e volete un incarnato un po' più uniforme, questa fa un effetto setoso, bellissimo, non secca, è sottile. E quindi se volete anche un effetto di questo tipo lo potete fare. È bellissima questa cipria qui, ragazzi. Io veramente la utilizzo in entrambe le maniere, fissa oppure anche da sola su pelle nuda, bellissimissima. Costano poco questi prodotti di Bella Oggi, quindi sono o non sono brava che ho finito tutte le cose per la base? Ah! Dato che stiamo parlando di base, vi vado a prendere anche questo pennello di Wet n Wild. Ma che cos'ho qua? Correttore peach di Jeffree Star in ogni dove. Ho già sporcato 7 maglioni. Dicevo, allora, pennello di Wet n Wild. Questo, ragazzi, è il P60. Spero lo riusciate ancora a trovare, perché io lo sto usando tantissimo in accademia. Cioè, voi praticamente andate a picchiettare... Sì, non nella retina. Andate a picchiettare così la cipria. E è incredibile, cioè preferisco alle volte picchiettare la cipria piuttosto che trascinarla, soprattutto su pelli secche o con pellicine. Questo è stupendo. Ok, passiamo alle polveri per il viso. Vi cito Peter Hack, queste sono polveri che fanno parte della Sara Palette e Sara Secrets, scusate, Palette. Sono incredibili, ragazzi. Cioè, vi dico, sia terre che blush, non ho provato gli illuminanti, sono sincera, sono pazzesche, le sto utilizzando adesso. Sapete che io ho le mie Portraits Palette, quindi io voglio comunque essere sempre aperta di mentalità. Non è che adesso, siccome io mi sono creata le mie polveri personali, che per me sono il top del top, non voglio comunque non provare altro. Queste polveri ideate da Giulia per Peter Hack, perché sono magnifiche. Vi dico solo che i blush molto spesso hanno il rischio di essere troppo secchi. Questi blush idratano pure. Cioè, guardate che roba. Lo zigomo proprio stupendo, quindi io vi cito Selkieth per quanto riguarda una terra chiara e piuttosto fredda, e Atom per il blush pesca, incredibili. Illuminanti di Juno, cari e care, questo qui è The Sun. Ragazzi, molto carini. Devo dire, degli illuminanti piuttosto sottili, nulla, mi sono piaciuti molto perché appunto sono sottili, di conseguenza non vanno a crearvi quei crateri lunari che spesso, sono onesta, vedo su Instagram. Non capisco quale sia il pro di mettersi una padella di illuminante così spesso che va ad imbruttire. Boh, a me personalmente non piace, quindi preferisco texture sottili. Perciò questo illuminante di Charlotte Tilbury mi è piaciuto tantissimo. E appunto è tra i top assoluti del 2020, è molto sottile ed è un illuminante in crema. L'unico problema è che non mi piace moltissimo il packaging, perché come potete notare, per esempio, è rimasto a testa in giù nel mio kit, perciò purtroppo si è tutto spacciugato in questa maniera, però dà un effetto bagnato veramente stupendo, si fonde perfettamente con il fondotinta e sembra che la luminescenza venga da dentro. In tema di pennelli, quindi mi piace anche parlarvi di cose con cui mi sono trovata bene, questo è di Wake Up Cosmetics ed è il 125, è un pennello da borsetta che io ho utilizzato tantissimo perché a livello igienico, ragazzi, è il top questa soluzione qui. Cioè, io tipo mi ripassavo la cipria in questo modo ed è anche super figo, vedete, da tirar fuori dalla borsetta con questi movimenti molto da James Bond. Finisco con un altro tool, anche questo piuttosto professionale, l'ho preso su Amazon, ne ho due,
e nulla, questi qui praticamente sono dei tool che voi utilizzate per mettere i pennelli quando avete finito il look e sono ancora sporchi. Quindi voi li mettete così per allievi o tutti coloro che magari stanno iniziando a lavorare o che lavorano e magari ancora non lo conoscevano, questo è top. Tenendo in considerazione che lo utilizzo anche nella mia quotidianità in realtà. Sperando di non finire nel 2022, andiamo avanti speditissimi e parliamo di occhi. Allora ragazzi, Monochrome di Alessandro Orati. Questi qui non costano tanto, sono degli ombretti appunto monochrome liquidi. Pazzeschi. Io ho già minacciato, mi sono già preoccupata di minacciare Alessandro perché faccia altri colori. Ovviamente non ci sono solo due colori, questi sono i miei due preferiti perché sono incredibili e potete metterli anche da soli e lui mi ha detto che lui sopra ci va a mettere la mia Suico, quindi siccome è una polvere trasparente non vi va ad inficiare, a cambiare la colorazione loro originaria e li fissate, che è una meraviglia. Incredibili, attendo altri colori. Prodotti incredibilmente top che secondo me ognuno di voi beauty addicted dovrebbe avere. Non parliamo dei professionisti che secondo me, cioè, dovete per forza comprare questi prodottini qui di Nabla. Trattasi dei Cupid Zero. Allora, questi sono dei prodottini che hanno la mina in questo modo. Sono, come potete notare, molto morbidi. Si sfumano, che è una meraviglia. E poi si fissano. Quindi ragazzi, Cupid Zero di Nabla, anche qui faccio un appello a Nabla, spero che verranno prodotti tutti i colori dell'universo appunto per i Cupid Zero, perché sono incredibili, nel senso che io metto solo loro adesso quasi nel kit professionale, perché voi andate, fate il vostro disegno, lo lasciate lì oppure lo sfumate. Le mettete anche all'interno dell'occhio nella waterline e poi loro si fissano. Ho notato anche un'altra cosa, ebbene sì, si struccano anche facilmente. Un altro top del 2020 che è l'Ink Liner di Make Up For Ever. Allora, voi sapete che io praticamente non utilizzo eyeliner liquidi, ma quasi quasi utilizzo quasi sempre quelli in penna. È perfetto a livello professionale, perché voi, siccome non va bene il suo scovolino, lo prendete con questo Leonardi 782, però c'è anche un 2 da un'altra parte, che è un pennellino d'eyeliner che io utilizzo praticamente da tantissimo ed è top, non ve ne ho mai parlato. A livello professionale riuscite a fare proprio delle linee di precisione a livello chirurgico. Ovviamente io sto facendo robe senza neanche vederci, perché Ink Liner di Make Up For Ever, che secondo me è un ottimo eyeliner per imparare a mettere l'eyeliner sugli altri, anche su di voi, perché lui si asciuga subito, quindi non si trasferisce, è liquido ma non acquoso, cioè il nero che rilascia è bello intenso, quindi non se ne va in giro e riuscite ad imparare bene a fare l'eyeliner. Il finish che poi rimane è iper matte. 405 di Bella Oggi, un pennellino da sfumatura che però è anche di precisione, quindi voi con questo pennellino qui riuscite proprio ad andare nella crease e successivamente poi, se volete, sfumate con un pennello un po' più ampio. Palette ragazzi, allora vado abbastanza veloce perché ne ho di diverse. Una sorta di pseudo flop è l'Oceanic Palette di Ace Beauté, perché io ero assolutamente lanciatissima per tutti questi colori. So che ad alcuni piace, a me insomma, perché ragazzi si spaccano un pochino, parliamoci chiaro. Cioè ci sono proprio tipo questi verdi che proprio si aprono un pochino, non mi ha fatta impazzire. Invece se dovessi consigliarvi una palette che ho utilizzato quest'anno abbastanza e è piuttosto valida, è questa qui di Make Up Revolution, quella con l'erba, la Chilled with Cannabis Sativa. Ecco qua, questi sono i colori. È veramente carina, non ho riscontrato nessun tipo di problema. Certo, non stiamo parlando di formulazioni tipo Tasha Denona o Jeffree Star. Infatti, ho comprato la Blood Money di Jeffree Star, ma devo ancora provarla. Però, insomma, assolutamente se la cava ed è super carina. Ora, io non me lo ricordo se è uscita nel 2020, cavolo, però la Wild Berry di Nabla è bellissima, quindi top 2020 perché ha dei colori bellissimi. Poi c'è Alchemia 2.0, Venom, cioè stupendi, stupendi, stupendi. Fate dei look incredibili se vi piacciono i porpora. Ho citato Natasha Denona, eccola qua, Biba Palette. Ho comprato anche la Glam Palette, però non,
non l'ho ancora provata a fondo per potervela inserire nei preferiti. La Biba Palette invece sì. C'è su Instagram un look con questa? No, c'è anche il video qui su YouTube un look con questa. Sapete che io ho il feticcio dei look correttivi, perciò ogni tanto quando escono queste palettine un po' così, a me attirano moltissimo, quasi di più delle colorate. Tendenzialmente calda, a parte qualche grigetto qua sopra, e però ho riuscito a fare dei look veramente veramente super carini e correttivi. Guardate per esempio questo colore, che bello, anche per fare delle transizioni, delle sfumature. Natasha Denona, lo sapete, ha una qualità veramente ottima, ha un costo elevato. Cioè, io non dico che non si è make-up artist professionisti se non si ha Natasha Denona, però secondo me va provata Natasha Denona per capire anche di che cosa si tratta, perché siccome si sfumano velocissimamente, come le mie dei letterati, oggi infatti sto indossando gli scapigliati, è un investimento, nel senso che è di facile utilizzo, non dovete stare 2 ore a sfumare le cose. Sempre in tema di correttivo, Side by Side palette di Nabla. Anche questa va tra i top perché ha delle colorazioni veramente super carine che si possono utilizzare su qualsiasi incarnato e nulla, è bellissima anche da un punto di vista, se vogliamo, professionale, senza ombra di dubbio. L'unica cosa che vi dico e che vi ho detto anche nel video in cui l'ho recensita, quindi non mi dilungo troppo, è che Nabla è comunque particolare. Infatti si vede quando qualcuno indossa Nabla perché ha delle texture tutte sue. Vi rimando a questo video per capire insomma di che cosa parlo. Astra Eden Escape. Questa palettina mi è piaciuta tantissimo. Se cercate una palettina un po' così, stavo dicendo giardinesca. Cosa dico? Una palettina un po' così da giardino segreto, ecco, è stupenda. Ho fatto un look che mi sono detta, porca miseria, ma veramente ho fatto questo look con Astra. Infine, come non citare, la Bartender Spells. Allora, palettina di Neve Cosmetics, secondo me tra le migliori a livello di concept, mi è piaciuta alla follia. Infatti il suo concept è quello dei drink, ragazzi, colorazioni bellissime e mi è piaciuta veramente tantissimo. Inoltre questo satin particolare tipo menu dove leggere tutti i drink, secondo me, cioè veramente una sciccheria questa palettina. E colgo anche l'occasione per ricordarvi che con Neve Cosmetics avete sempre valido un codice sconto con me, che è erichioba10, e avete il 10% di sconto anche cumulabile a promo lancio o ad altre promo. Ve lo lascio in info box. Ok, Dulcis in fundo, più o meno, Pat McGrath. Allora, devo veramente prendere gli attributi in mano per dirvi questa cosa, perché faccio un coming out non da poco. Allora, queste palettine qui di Pat McGrath sono assolutamente di qualità, costose, ricercatissime. Purtroppo la Mothership 5 ha questo colore che io mi dicevo, oddio, non vedo l'ora di usarlo. Non è un violone pazzesco. Esce un bistro grigiastro sulla vostra pelle, o meglio sulla mia, dico sempre tutto soggettivo. Però l'ho utilizzata anche su altre persone. Ripeto, sono palette incredibili, non vi sto dicendo di non comprarla, perché se dobbiamo parlare degli shimmer o dei duochrome, c'è da rimanere a bocca aperta e sembrano oro liquido, platino liquido. I matte non mi fanno impazzire e voi sapete bene che per me i matte sono importantissimi in una palette. Illuminanti di Dior. Queste sono delle palettine di Dior Backstage Glow Face Palette. E quella che vi cito io è la Universal. Ragazzi, questi sono illuminanti super sottili, proprio da backstage, che io personalmente adoro. Tipo soprattutto questo color mimosa qui. Li potete mettere su tutto lo zigomo e vi fanno un effetto 3D senza farvi i crateri e senza sembrare che voi abbiate i glitter del Pops o del Cioè addosso. Vedete? Adoro. Ciglia finte. Allora, vado piuttosto veloce. Riconfermo Make Up Delight con la sua colla. Assolutamente questa è una colla da acquistare perché costa poco ed è una delle colle migliori in circolazione. Mia Make Up, nuovo brand, o meglio nuovo per mia conoscenza, che mi sta sorprendendo molto. Per esempio, mi stanno piacendo tanto le ciglia finte. Sono ad effetto super naturale e ultimamente mi stanno piacendo molto le ciglia finte. Per esempio, che ha fatto anche Carmi con Aidur. Eccole qua, queste due qua. Le ciglia finte che non appesantiscono. Sto notando che le preferisco tipo lunghe e con spazio bianco, spazio vuoto tra le ciglia. Vi sto spiegando, boh, non lo so. Però appunto che non facciano una roba di pesantezza, tipo che non vi facciano l'ombra
e che non occludano troppo la visione dell'orbita dell'occhio, perché io ce l'ho piccolo, perciò se metto un paio di ciglia così non si vede più niente sotto. Primark ciglia ciuffetti a 3 a 3, vedete, queste le sto usando tantissimo sul lavoro, dovete attaccarle bene, sono top, perché invece di mettere un ciuffetto alla volta, praticamente qui questo ciuffetto ne ha 3. Lash Bible, allora, I'm obsessed with Sozo by Susan Jackson con le Nautzi. Allora, tutte queste ciglia finte sono incredibili, ne ho usate parecchie, però le Nautzi, che continuo a pulire fino a che non mi rimangono, e tra l'altro sono anche molto durature, le Nautzi sono incredibili, le ciglia più belle che io abbia mai indossato. Non chiedetemi dove comprarlo, perché mi era stato inviato all'epoca dal brand e non le trovo più. Molto bene anche la colla per ciglia finte di Mesauda, l'avevo snobbata tempo addietro, invece adesso secondo me si è rappresa un po', di conseguenza funziona tranquillamente, molto bene. Allora, per quanto riguarda i mascara cari e care, parto subito con un flop, They're Real versione marrone di Benefit. Mamma mia che brutto che è sto mascara, cioè io devo essere sincera ragazzi, è brutto, cioè è secco, fa le ciglia a ragno, non volumizza niente, non allunga niente. Ok, argomento controverso, andiamo a parlare di Charlotte Tilbury. Push Up Lashes, parliamo di un mascara assolutamente bomba. Vi faccio vedere il suo scovolino che è così, non dei miei preferiti, ma preferisco che sia così piuttosto che troppo grosso. Allora, è un mascara che inizialmente non avevo capito, secondo me si doveva rapprendere, alle volte succede con i prodotti. Comunque un mascara che fa veramente tanto volume e anche allunga, mi piace molto, solo che secondo me non lo capivo bene, sia per il fatto che si doveva rapprendere, che anche per il fatto che non è di facilissima applicazione, cioè dovete stare lì a pettinare perché alle volte si raggruma tipo un pochino. Quindi è un mascara che va capito, amo addirittura d'arrivo, ci mancano solo i rossetti, sono emozionata e parto subito con questo che sto indossando. Allora, Extreme Matte di Mesauda Milano nella colorazione Drama 124. Allora, secondo me colore veramente stratosferico, è proprio un color cioccolata, non mi fa impazzire se proprio devo trovargli un difetto, lo scovolino, perché è troppo piccolo, cioè proprio non mi aiuta, però ragazzi sono stupendi gli Extreme Matte di Mesauda Milano, ve ne ho già parlato anche in tantissimi miei video passati, sono dei rossetti liquidi matte tra i migliori, quindi questo proprio ve lo riconfermo, e questa colorazione è incredibile, top. Come non citare il rosso per eccellenza migliore indubbiamente del 2020, e di chi stiamo parlando? Naturalmente del Fire Kiss di Clio Makeup. Ragazzi, questo rossetto è incredibile, a parte la punta di rosso che è stratosferica, super elegante, non esiste per me, se la batte molto con il Sephora 01, che è il mio preferito di rosso. Tra di loro non saprei scegliere, sono incredibili. Penso prenderò altri colori in futuro, anche se purtroppo Clio non fa colori troppo particolari. Voi lo mettete, rimane lì, si asciuga, non è troppo secco. Avete anche le labbra che sembrano otticamente più volumizzate e nulla. Cioè, niente da dire. Se cercate un rosso per eccellenza matte, prendete il Liquid Love di Clio. E non citarvi anche Banana Beauty, anche questi sono stupendi, io collaboro con il brand, non è un inserimento. Sono anche molto confortevoli. Loro non se ne vanno in giro, assolutamente, si fissano bene, li potete utilizzare anche con le mascherine, dovete solo sapere che sono un po' più liquidi e un po' più sottili degli altri, ma non è che se uno ha una formula diversa vuol dire che è peggio, che comunque rimangono molto molto confortevoli durante la giornata. Questo colore qui è Holy Nights ed è molto bello, vedete, è un rosa ciliegia molto molto elegante. Sempre in tema di marroni, andiamo di Wake Up. Allora, anche qui siamo verso il no, sapete? Ho voluto testarli a fondo. Questo è il Petal Veil Lasting Matte Liquid Lipstick nella colorazione 10 Warm Chocolate. Allora, il colore è bellissimo, il concept di questi rossetti liquidi è bellissimo, purtroppo rimangono meno. Ve l'ho detto che ero in fissa con i marroni, perciò ho voluto approfondire bene. Rimangono meno rispetto agli Extreme Matte di Mesauda, perciò peccato, perché ha dei colori veramente stupendi questi qui di Wake Up, mi sono piaciuti tanto, sono anche cremosi, perciò se avete le labbra secche comunque provateli, però io trovo che la durata non sia purtroppo
ottimale. Di nuovo Nabla, e qui parliamo di due rossetti, Metropolitan e Wild Berry. Allora, questi rossetti sono incredibili, spero appunto anche in altre colorazioni. Ve li mostro. I rossetti Nabla hanno la capacità di essere cremosi, ma nel contempo anche piuttosto a lunga durata. Ho messo i tappi diversi. La cosa che mi piace da impazzire di questi rossetti qui di Nabla è che vi fanno un effetto plumped. Li utilizzo spesso anche per l'anti-age su mia madre, perché riempiono bene le labbra, le pieghette, e le labbra sembrano più turgide. Peter Hack. Allora, vi inserisco il Silk e Undress Collection e il Chamarel Harmony. Due rosa intensi, sono molto simili, uno è più matte, l'altro invece è un po' più lucidello. Eccoli qua, bellissimi. Mi avete chiesto spesso, quando indossavo quel rosa molto intenso, qual era, ed era questo qui, Chamarel di Peter Hack. Potevo non citarvi l'Occitane. Allora, questo qui è un rossetto numero 13, si chiama Rouge des Fruits Intense. Ragazzi, guardate quanto l'ho utilizzato, tantissimo. Allora, questo è un rosso stratosferico, è un rosso super vinilico che si fissa, vi fa le labbra tridimensionali, così cambiamo anche aggettivi, ed è anche a lunga durata, però rimane lucido. Quindi veramente, se cercate volume, labbra super rosse scarlatte, veramente letali, ma anche a lunga tenuta, questo rossetto deve essere vostro, è magnifico. Io ho terminato, cari e care, mamma mia, spero non sia uscito un video di un'ora, lo spero veramente con il cuore. Questi sono stati i miei preferiti del 2020, fatemi sapere che cosa avete provato voi, se vi è piaciuto e concordate con quello che ho detto io in video, oppure anche se siete in disaccordo vorrei conoscere il perché, e fatemi sapere anche i vostri preferiti del 2020. Io, cari e care, vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grosso bacio, alla prossima, cari e care. Bye! Ah!